Eccoti qua. Fermati, guarda. Dimmi tutto. Allora, Flavio Taino, il titolare del terreno, padrone, che ha dato la sua disponibilità per questa giornata splendida qui al campo di volo La Zappaglia di Calvisano. Come sta andando? Com'è andata ieri? È andata molto bene. Oggi è domenica, 6 aprile, e la festa è iniziata ieri, no? È iniziata ieri pomeriggio, c'è stato un bellissimo sole e anche il vento, che è l'ideale, è un presupposto fondamentale per le piloni. Esatto. Oggi abbiamo ancora più sole, ancora più vento, perciò l'ideale. I bambini si stanno divertendo, forse anche i grandi, presumo. Li vedo i grandi un po' più affaticati nel correre, però questo ci sta. Comunque hanno la possibilità qui, ho visto, di rilassarsi, c'è anche dei tavoli per la gastronomia. Sì. E mi dicevi che oggi a mezzogiorno c'era il pieno qui sotto il tendone. Sì, abbiamo fatto, veramente è andata molto bene quest'anno, la manifestazione è andata bene. C'è anche un laboratorio per i bambini per costruire gli aquiloni, li possono colorare e li possono anche far volare. È stata una bellissima organizzazione anche da parte di Cesare Magodi, che è l'esperto delle aquiloni. L'esperto. E perciò veramente il connubio tra noi come campo di volo, che abbiamo gli spazi aerei predisposti per questa attività, e la sua organizzazione è uscita una bella manifestazione. È uscita bene, infatti abbiamo visto prima l'atterraggio di un aereo che doveva atterrare. Sì. E comunque le cose si possono combinare bene. Certo. Basta avere un po' di attenzione, ecco. Esatto. Comunque sicuramente questo grande festival, che l'anno scorso era stato fatto a Montichiari, 2-3 anni fa credo a Rezzato, che noi della Città dei Talenti avevamo già filmato, ecco, comunque credo che il posto ideale sia proprio questo, insomma, ecco, con un vasto territorio qui. Praticamente qui quanto spazio abbiamo a disposizione? Ce n'è parecchio, ho visto. Abbiamo 25.000 metri destinati all'attività di volo. All'attività di volo, per cui ho visto che hai tirato fuori degli spazi per i parcheggi, ci stanno parecchie automobili. Sì. Una coda di automobili sta entrando anche in questo momento, che abbiamo visto poco fa, e per cui adesso sono più o meno le 3:30. Credo che finirà che ora stasera? Verso 18.30. Verso 18.30, ecco, comunque 19, sì. Avete ancora circa 4-5 ore proprio di movimento, direi, molto interessante. Comunque complimenti e appuntamento l'anno prossimo. Grazie mille, grazie. Vi aspettiamo tutti anche il prossimo anno, grazie. Ok, ci saremo. Ecco, continuano ad entrare automobili. Comunque si sta riempiendo parecchio tutto l'anno.